no? Esatto. Caproia, il salame a carogna. Sicuramente. Si capisce perfettamente anche così, non vedo perché non. Non capisco qual è il problema, non Direi capisco. Isaac, se non ci, Cioè, non ci Forget prendi Me Now niente. così in Oh, allegria. spoiler, non guardate. Ah. Dov'è Missing God? Missing God? Avete messo Non tutti? Che poi vi me l'ho rompono il cazzo? ricordato. Minchia, pazzesco. E Ma non ce non l'hai ricordato a possiamo. noi. Ma dai, no, non si può partire con Forget Me Now, Ma poi ti cazzo. dà Dead Onion. Ah. Forget Me Now. Ah no, è un altro, ho sbagliato. Aspetta, canzone. No, a me ha dato Ball of Tar. Ma te c'è la kangaroo come sempre. Ma porco Dio. Aspetta, c'è la verifica di Mac. Cosa c'è dopo il Forget Me Mo te lo dico, aspetta, eh. Oh, rullo di tamburi. Dead Onion. Now? Eh sì, è la kangaroo. Sì, ma l'avete raccolto Forget Me Now? No. Ovviamente no. Ok, magari proviamo, quella è la differenza. Te credici? Ah, potrebbe essere. Non è che non può essere. È quella la differenza. Ma va su Pensa. serio? Sì. Pazzesco. Pensate. Oppure. Boh, no, sì, non Ma che saprei dire. storia. Ma che Se storia. non ce Si n'è. illumina. Sì, Cambiamo come Mavi, sempre per se non togliere sei così. Te morto, domani riesci a farmi lo devo vincere. fare. Ah, sì, tra l'altro se non sono morto. Direi di sì. Perché tanto. Ah, oh, poi vi devo raccontare anche questa. Le cose con mio padre le ho Oh. fatte, quindi non dovrei perdere più pomeriggi di tutte quelle cose. Ok. Ragazzi. Ma ho No. tante Ma questo non persone, tante è cose da insultare in sto periodo che voi non avete idea. okay. Sì, come se Vai, facciamo tre show di sfogati odio. qua. Dai, sfogati. Guarda. Partiamo da quelle semplici che ci riguardano un po' tutti. Quindi, Ok, i quindi. parcheggi blu in Oh, Piazza il della parcheggio Vittoria blu. hanno Oh, reso. un po' tutti Un po' tutti i genovesi. genovesi. Hanno reso complicate le cose semplici. Adesso non è che vai, metti i soldi e basta. No, c'è anche un numero per ogni parcheggio. Devi andare, mettere i soldi, mettere il numero in cui sei parcheggiato e andartene. E poi prendi il Ma da biglietto. quando? Questo da quando, scusa? Oh, stasera sono fatto un salto. Ah, da E stasera, perché venerdì non c'era sta cosa. venerdì a quanto pare no, adesso sì. E perché? La cosa che mi chiedo, secondo me, ho la mia teoria da gomblotto, è perché hanno cambiato i bigliettini. Non li fanno più quelli con la banda argentata, che secondo me costava di più. E quindi adesso li fanno in bianco e nero, però possa stamparseli chiunque così. E quindi hanno detto, facciamo che ci devi mettere. Secondo me, mia ipotesi gomblottistica. Minchia, te tu posti complottiste come Boh, cioè, se ci no non sta ha senso, perché in però. teoria chi cazzo è che si scambia i biglietti? Cioè, non lo so. Sì, io lo Mi. farei. Sì, anch'io lo Siamo a farei, però. Genova, no, Chi cazzo è ricordati. che. Cioè, a Genova piuttosto metti 5 minuti in meno che 5 minuti in più, nel senso. Cos'è? Ancora Genova parcheggi? C'è scritto? Intanto ho Non preso lo due so. danni da coso, Da perché. Little Horn, immagino. Perché ci ho dato due volte le facciate, proprio ho detto volevo abbracciarlo, volevo dargli un Noi sappiamo che abbraccione. vi volete bene. Come ho scritto ieri sera durante la live, Glitcheroo, come prendere danni idioti dai boss più stupidi del mondo. Piccino. Tanto ho risolto. Mi sono risolto un problema che mi ha dato molto fastidio in passato e sono un bimbo felice. Cos'è Va che sei bene riuscito a così. fare ieri? La Lega Satana, giusto? Ho finito tutto coso. Ho finito tutto. Mi sa che non è il mio perché Azazel? c'era Cricket Set nella prima stanza. No, era Kid, era esattamente il tuo, ma non c'era Cricket Set nella prima stanza. Sì. Quindi stiamo Magari giocando con un seed che potenzialmente fa schifo. hai sbloccato barra, non sbloccato la qualcosa rispetto a quello che abbiamo fatto noi, forse. E comunque vabbè, fa lo stesso. Andiamo avanti e vediamo quello che succede. Non è Tanto si sa che noi siamo dei pro. importante. Dai, Ma facciamo il invece hanno Totto Morte, messo. facciamo il Deadpool, chi muore per primo? Il Deadpool mi piace. Vabbè, ma si sa chi è che Io. muore per primo. Non c'è Edo purtroppo. No, io perché a No, un ma certo adesso punto mi anche con rompo il Edo. cazzo, Mi sa che anche con Edo, mi sa che ormai il primo a morire è fisso Norri. Non saprei. Edo dà delle gioie, è molto precoce. A volte ci regala del gioco. No, è che a volte arriva un punto in cui dico, boh, raga, non sta proseguendo, mi devo impegnare per riuscire a non morire. No, cioè, voglio andare d'ignoranza io senza pensieri. Vedi che non sono l'unico dello show che vuole ignoranza No, sì, lunedì. perché, cioè, è lunedì sera, parliamoci, cioè, il giorno peggiore della settimana ed è la sera del giorno peggiore della settimana. Può essere capitato di tutto, cioè. No, 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 non si può. Pin. Che oggetti di merda!
Sì. Ho rinunciato alle spider egg, cos'è? Per... Anch'io. E mi è andato la Gemini. No, cosa Gemini, sì, grazie. Gemini. Che ho rirollato e c'era la Friendly Ball. Allora ho fatto bene a prendere Gemini. Ah, sì. Edo poi passa, sì, Edo passa. Edo, se non ha dei drammi come è successo l'ultima... No, cos'è? La penultima volta, se non sbaglio. No, l'ultima volta. No, l'ultima volta c'era, l'ultima volta è arrivato, sì, la penultima sì, volta. Sì. Che abbiamo fatto l'ultima Chicken Horse assieme, vero. Ho già visto. E non ci sono dei drammi intestinali nella, nel trasporto pubblico torinese, dovrebbe arrivare milanese per il secondo segmento. Dice, mettiti... Ah, c'è l'app Easy Park sullo smartphone e ti levi tanti problemi. Qua a Genova, Fabrizio ci dice. Ah, sì? Della vittoria mi hanno fatto 20 euro di multa per 5 minuti che ero da l'uni euro, sti figli della merda. Ti capisco. Ah. ma... L'ultima volta abbiamo parcheggiato grazie al telepass in Piazza della Vittoria, così. È vero, perché... Greve c'è... ignoranza. La sbarra col telepass. Esatto. Mac, ma poi Remord come va? Ah sì, raccontaci un po'. Rimworld non sono andato più avanti in questa settimana, però devo dire la verità che avendo fatto un po' tutto Coaster, Planet Coaster, cose varie, l'ho lasciato un attimo da parte, ma in questa settimana direi che ritornerà. Ma non vedo l'ora di vedere come si sviluppa, guarda. Devo dire la verità. Emozionati tantissimo la settimana scorsa, adesso non vediamo l'ora di sapere come prosegue. Non vedo l'ora anche io, sono interessatissimo a sapere come finisce. Uriele, sono veramente euforico. Qualcuno ucciderà quella bottana. Scoprirete solo nella prossima puntata. Who will kill that bitch? Esatto. Ma tra l'altro ho visto che, riguardandomi un po' il video 3 volte, ho visto che anche Edo è sull'orlo di una crisi isterica. Sì, sì. Forse mi è andata bene essere morto, mi state dicendo. Almeno mi evito tutti sti macelli. Potremmo io. Sì, ma è stato veramente. Sono stati brutti momenti ultimamente. Ma io ne sto quasi uscendo perché, tipo, ormai è quasi passata la stagione. E quindi di conseguenza, forse riesco a farmi passare alle spalle il problema. Sono stato rifiutato quasi all'altare. Ma. Anch'io, Ma non è detto che qualcun altro, tipo, non mi ammazzi perché. È stato rifiutato in altrettanta misura, altrettanta maniera, diciamo. E ricordiamo che a me è anche morta la ragazza. Esatto. Io ho la ragazza, voglio ricordare soprattutto le cose importanti. Cosa più importante che la ragazza era Norri. Tutum. Cancro! Poi comunque bisognerebbe fare con Rimor, adesso stanno facendo perché mettono una versione nuova ogni tipo che dovevamo io per primo? 5 giorni. Ogni tipo 5 giorni, cioè, quindi di conseguenza stanno migliorando. Sei morto? Come cazzo? No. Almeno però provaci, cioè. Esatto, almeno provaci. Mi fido di Ron, no, faccio un seed. No. Prendi il generatore random che ti ho passato. Sì, dove me l'hai messo su Discord? Su Telegram. Allora, arrivo. Chiudo questo. Apro. Perché mi ha hanno fatto tipo una versione ogni 10 giorni e quindi di conseguenza adesso ci sono sempre modalità nuove, cose varie. Bisogna fare tipo la tribù. Devo fare tipo la tribù. La tribù dell'Indibang e ti puoi vedere cosa succede. Come finisce? Se finisce male, molto male o molto molto male? Dipende, lì è tutto da vedere. Addio Knight, insegna a lavorare di notte agli angeli. Cioè sì, Knight è morto. Sì. Ah! Scusa, non stavo pensando più a Rio. Difficile. Oh, c'è un seed che inizia con Z, quindi si deve fare. Vabbè, quando muoio perché sto seed mi sta già rompendo le balle. Datemi un attimo. Ok. Ieri mi lamentavo con me di Azazel, appena completato al 100% perché ho avuto come first item il coltello. GG easy. Hashtag praise Mac. Non ho capito cosa è successo. No, che ieri sera Barges si lamentava con te di Azazel. Adesso l'ho appena finito al 100% perché ha trovato il coltello di mamma come primo oggetto. Ah, ok, perfetto. Vedi? Easy. Easy win. Aspettate un attimo che vi metto la chat perché è piccolo particolare.
non sto leggendo la chat, ma non si sa che perché non riuscivo a vedere la chat ed si era soltanto un piccolissimo particolare, non avevo visto. La leggiamo noi la chat, ma quasi. E distorceremo le informazioni, distorceremo le informazioni come noi vogliamo. A volte mi capita di non leggere la chat e mi sento molto molto male, mi sento una merda dentro. Poi dico, ma a me che cazzo me ne frega? Che cazzo me ne frega a me? Allora vado avanti, via. No, scherzo, belli. Mi mancate tutti. È una telenovela ma moderna. È la televisione di qualità. È la rivoluzione della fiction italiana. E voi siete Roberto Saviano della TV. Oh, la rivoluzione della fiction. Mi sento soddisfatto dopo quello che ho... Quanto mi manca, Boris, scherzo. Sì. Opla. Ok, ora vedo tutte e due le chat. Ce l'ho fatta. Io l'ho fatta, adesso siamo a posto. Da quando leggete... No. Ciao Pokesnake, da quando leggete la chat? E da quando siete professionali? No, mai fatto. Mamma. Abbiamo iniziato a pernacchie, cioè non vorrei dire, eh. Infatti. La live è iniziata con una pernacchia, per dire, quindi... Capite la qualità. Che posso dire? Noi ci bagasiamo tanto dicendo viva la merda, però io ho visto due o tre live ultimamente in queste ultime settimane anche di gente so called professional, so called professionals. Siamo veramente i Roberto Saviano della televisione di Twitch, non vorrei dire, però vabbè, poi davvero quello rimane. Rimanga tra noi. Ah, diciamo in giro che facciamo cagare, che è meglio. Ok. Così rimaniamo di nicchia. Giusto? Cioè, funziona proprio così. Così, no? Miau, proprio così. No, chi è che lo diceva? Gato Raimon. Che... No, era mio. Era miau, a seconda della pronuncia del cartone. Ah, è vero, il Team Rocket, è vero. Andiamo proprio così. È vero. Non mi stava troppo simpatico il Team Rocket. Cioè, è uno dei pochi cartoni in cui ti favo duro per i cattivi. Minchia, non li fa mai bene una volta nella vita. Stava sul cazzo. Un po' di empatia ci sta. Un po' di empatia ci sta, non li fa mai bene una volta qualcosa. Cioè. No, poi Ash, minchia, è fastidioso quanto un tarzanello nel culo. Ok, onesto. non so, proprio questa cosa che a me Ash ha sempre dato fastidio nel cuore. Io tanto shippavo tantissimo Jesse con Ash, però vabbè. Jesse. Jesse è quel passive aggressive che però è tenerone nel cuore. Dici? Sì. Ma nel senso... Vabbè, no, non lo dico. Grazie. Non so cosa avresti detto, ma... Stavo per dire una cosa, ma poi ho detto... No, stiamo parlando di Pokémon, stiamo parlando di un cartone. Di Pokémon. Di Dittamon. Se vogliamo parlare di Dittamon, io ci sto. Dittamon. Dittamon. Sì, ma i Dittamon li conosciamo in tre, tipo. Una roba io rimarrei molto deluso... rimarrei molto deluso a scoprire che nessuno conosce i Dittamon. Scusate. Io credo di aver cancellato dalla mente questi... Grazie Argo, voglio bene. cercato sei all'orario settimanale di Nazuma, tipo quando gira lo zetto. Argon, sei un campione. Bravo. E comunque anche ieri ho detto, io ho proposto di fare il color commentator di una partita di Nazuma, perché... Cosa? Non mi caghi e io... Cosa? Allora... Ho proposto di fare il color commentator di una partita di Nazuma. Ma dove l'hai proposto? Di un top match di Nazuma, anche ieri in live, che dicevano, ma parlavano di Nazuma, di cosa, potresti commentare con Zetto. Detto, ma io l'avevo proposto, ma non mi caga. Ma non è che non ti cago, fra, ce l'avevo già proposto io all'epoca, è solo che poi Xbox ha cominciato a dare ciocchi. Sono volentieri. Guarda, facciamo così. Giovedì che vengo da te. Mi porto dietro i file e gioca in Azuma da PC. Oh. Mentre te guardi in un angolo e ti masturbi. Ti impazzisce. Vedo quello che succede.
Sembrava una proposta di quel tipo. So, thank you for che... being not so Italian. Thank you for me ne ero scordato. Thank you for... Non so Italian. Grande Stanis. Ma non vuol dire niente. No, va bene così. Geniale. Ragazzi, allora, comunque non c'è più pure età. Sto diventando troppo italiano. Leggendo un po' di chat. Comunque davvero, è un ringraziamento che potrebbero farci ogni tanto. Thank you for being not being so Italian. Oh, beh dai, sì, noi sì. Infatti, cioè. No? Noi lo siamo, not so Italian. Non so Italian. Mostro slang, ciao. E se ci volete ancora meno Italian, spollicciate sui nostri video, tra l'altro, giusto? Spollicciate. 2000 likes, parliamo in British. In English parliamo. In English British, che fa più... We speak in English. We speak in English, bene, bene. Speak in English. Guarda, vado a prendere lezioni da... Aspetta. Andate avanti, mi devi venire a battuta. Non ti preoccupare. Ormai hai perso il tempo comico. Mi Mr. Flanagan, scusate. Mr. Flanagan, what is this? What is this? Io sono rimasto a Mr. Brown, purtroppo. No. The pen is on the table. Mr. Flanagan. Mr. Brown. Lo sai chi è Mr. The pen is on the table. Oh, mio Dio. Quanto cazzo era divertente. De con Roy Hodgson. But what is this? What is this? I don't know. Vabbè, ma Mr. Brown era quello delle Iene. Quello delle Iene, sì. Era cosa? Come si chiamava? Per me è sempre stato Mr. Brown. Mr. Brown. Ha un nome, cioè, quell'uomo. Aveva un nome quell'uomo. Ah, e sì? Pellizzari. Pellizzari. Davvero? Non diciamo cazzate, Mr. Non diciamo cazzate. Alla Niger, si chiamava Signor Pellizzari. Marrone al massimo. Non mi ricordo il nome vero, il nome proprio. Però il cognome era Pellizzari, ora non ricordo, non mi viene. Andrea Pellizzari, può essere. Andrea Pellizzari, bravissimo. No, Andrea Pellizzari non è... Era lui. Cioè, giustamente, ma prima del tema mi ha scritto Fabrizio, voi non siete italiani, ma siete genovesi, foresti possono solo prendere appunti. Oh, perché c'è la pagina tema, che... È in tema di quella pagina lì che è uscita, che è geniale. Genopsis. Ci chiamiamo la superba, non la simpatica. Non la simpatica. Ma è bella anche la foto con la crosa che dice speriamo che una città tutta sali scendi, che l'infarto riesca dove ha fallito Turchino. Geniale. È la mia pagina, in realtà non lo sapete. Quando l'ho vista, la pagina l'ho scritta io. Infatti, quando l'ho vista ho detto minchia, me che deve vederla, perché forse voi non lo sapete, ma quella pagina l'ho scritta io. Genoa, hope to see you soon. A chi l'ha visto? Geniale, ragazzi miei. Il bello è che qualcuno pensava che parlasse, cioè, in toni razzisti contro gli immigrati. Ho detto, no, non hai capito, noi che tu sia bianco, del nord, del sud, del nero... Sei solo foresto di merda. Sei foresto, non ce ne fotte un cazzo di te, non ci sono preferenze. Già Savona sono foresti. Già Savona sono proprio altro che foresti. Infatti diceva... Cioè, sono quasi peggio dei foresti. Se vuoi il porto e vuoi la riviera, ma vai a Savona e non ci rompi il cazzo a noi, tanto uguale. Tanto non capisci la differenza. C'è scritto cousin, take a bullet for the team. Geniale, vuoi stringere la mano? Sì, la nostra, questa è la vera definizione della nostra ospitalità, diciamo. Sì. Io continuo a dire che lo sketch di Balbottino e Cecon fosse preciso. Sì, però secondo me è troppo diretto. Noi siamo sarcastici. Sì, loro era proprio odio. Era sottile come un foglio di granito, ecco, diciamo. Invece la nostra è proprio velata ironia, diciamo.
ti odiamo, ma non è che te lo facciamo proprio, proprio del tutto, cioè, no, te lo facciamo capire, ma non te lo diciamo. Sì, ecco, non te lo diciamo, però se sei un minimo intelligente lo capisci, lo capisci. Se non sei intelligente te lo meriti. Ma ovviamente sei Forest e quindi non sei intelligente. Ma sei Forest e quindi non sei intelligente. Che sì, c'è questo pericolo. Ah, Ipecac, buongiorno, bella idea. Qua, sì. Mica se lo trovassi io, cazzo, con un mostro Svang, sai quanto mi diverto. E quindi, non... quella pagina è proprio, prende in pieno la nostra ospitalità. Non ci sono effetti. E anche il mio quattro, stile di... Quei quattro power-up sono libri, poche, quindi non... E ti dice... Bella questa foto del Porto di Genova, guarda quanto è bella. Ecco, ce ne sono così tante che ti basta che ti guardi quello, non c'è bisogno che vieni a vederlo dal vivo. Non venire. Ah, non schiantare. Che mi crei parche... mi crei... coda mentre cioè, esco da ce n'hanno anche per quello. Dice, passate la settimana in coda nella nebbia e poi weekend in coda al sole. Ma non venite, ve lo diciamo già noi. Ve lo diciamo per voi. No... Non state a venire, ve lo passate al sole, ma in coda. Poi per colpa vostra sto 10 minuti in sopraelevata perché non sapete che dovete andare a 60 e non a 50? Porca di quella troia! Ma quando... anche noi segnalarlo da qualche parte. Ma c'è ogni 10 metri, ogni 10 fottuti metri la gente si mette in corsia di sorpasso a 50/40 perché non vogliono rischiare, no? Ma la sopraelevata è 60 fottuti chilometri all'ora. Cioè ti metti fisso, non c'è pericolo. Di merda che non guardano i cartelli e dicono, vabbè, si sta a 50 di solito nella vita, no? Quello è un posto in cui si va a 60 all'ora, uno dei pochi posti nel mondo, i cittadini, in cui si va a 50-60 all'ora. Non voglio perdere tempo perché tu non capisci una sega. Ecco. Quindi statene a casa, cazzo. Il bello è che dà la stessa soddisfazione quello che... anche quello che se la sente tanto e va minchia agli 80-90, che lo vedi e dici, questo è Foresto, si piglia una multa che se l'è meritata e godo come un riccio. È vero, è vero. Ti dà una oppure no, oppure ancora oppure, peggio, quando ci hai detto il culo, dietro, oppure ti faccio stare dietro tantissimo, faccio stare dietro 2 ore e la facciamo tutta la sopraelevata come le frecce tricolori. Stiamo lì, informazione, e via. Che bellezza, ragazzi. Ah. Il Mugugno è Genova. E tanto è gratuito il Mugugno. Esatto. È per quello che ce l'abbiamo tanto. A proposito, a me, che ti rendi conto che voi siete gli unici che sono riusciti a trasformare in una grigliata ignorante pure un gioco come Civilization? Ecco, vogliamo parlare. E che se pensate che questa roba, che la prima puntata di Civilization sia stata ignorante, voi non avete ancora visto niente, perché però siete dopo... delle pussis, degenera in una maniera vergognosa, non avete idea. Sì. Non avete idea. Tra religioni fittizie, guarda, scoppia. Siete delle pussies. Perché cosa hanno fatto? Perché censurate i video. No, è l'ultimo. Non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato, ma è stato interessante. Molto interessante. Vedi, cioè, è per far capire che non però... sono l'unico che crista durante i video. Tutta perché... colpa. No, ferma, io ne venivo da quante ore abbiamo fatto... Almeno 2.5, almeno. Sono state anche 3. E fai, no, fai 30 per 5. Sono 2.5 più varie interruzioni, cazzi e mazzi. Abbiamo fatto 3 ore di registrazione. Era il giorno di alluvione, io che avevo fatto il primo vaccino su in ospedale, cotto, a un certo punto ci ho mollato un cristone. Che... No, cioè, quando mi sono reso conto ho detto, boh, vabbè, ma non si poteva fare. Boh, vabbè, è andato. Non c'è la possibilità di evitare questa cosa. Vabbè, ma questo non lo sanno ancora, perché... Vabbè, ma non lo sapranno. Avviene nella quinta puntata, però... ma non lo sapranno, perché avete tolto tutto, no? Ormai gliel'hai detto, quindi... Sì. Gliel'hai detto, lo sanno. Vabbè, così dovete sentirvi... Ah, tra l'altro la quinta puntata... perché poi ho avuto un valore aggiunto a posteriori, che io ho registrato sulla metà, perché ho premuto F9 per vedere l'enciclopedia e la mia registrazione è brillata. Così è vero, diciamo Gesù che la quinta Santo. Puntata di Norotus sarà un po' più corta rispetto a quella degli tu altri. Quei 20 minuti in meno, mi gira un po' il cazzo. La madonna, sto Sid non è malaccio. Come io che in una puntata ho tagliato una trentina di secondi perché
ti ho scritto una frase con l'apostrofo che ha fatto e l'apostrofo è la chiusura di Bandicam e quindi di conseguenza ma anche te che metti gli apostrofi, cazzo, siamo nel 1600. Chi scrive tutto con la K, apostrofi, accenti, a fanculo. C'è da dire che noi nei messaggi privati ci parliamo in un ci scriviamo in un italiano super corretto, in educatese. Perché l'italiano prima di tutto, come dico sempre, quindi di conseguenza. Poi io ogni tanto ci provo a mettere un po' di ignoranza, dire squad up boys. Comunque, se volete risuonare il debutto italiano, mettete una tassa sul mugugno. Ma troveremo altri metodi. Troviamoli. Se no, offre rivoluzione a Genova, cioè se citassi il mugugno. Dove cazzo vuoi andare? Morto sei. Diventiamo stato indipendente. Sarebbe veramente la prima volta che tutta Genova potrebbe marciare insieme. Perché poi c'è chi mugugna. Tutti uniti contro. C'è chi mugugna perché tutti mugugnano e dice: oh, beh, lì non sapete fare altro che mugugnare. Quindi c'è alla fine un mugugno continuo. Non c'è. Scoppia la rissa. Sì. Ma i migliori sono quando si dice: stanziati, non so, N euro per fare questo lavoro, e c'è chi mugugna dice: ah, bellissimo, si poteva fare altra roba, invece si spendono, e altri che mugugnano dicendo: ah, quanto cazzo di soldi è andato, e gli altri: bellino, ma allora non vi va bene niente, non si può mai fare un belino, è sempre a mugugnare, quindi tutti a mugugnarsi addosso, alla fine cioè non tanto, alla fine qualcuno farà mugugnare qualsiasi cosa fai, quindi fallo e basta. Beh, a questo punto ho l'esempio perfetto ieri sullo sport. Ad esempio, ieri il Genoa ha battuto la Juventus 3-1. Sì, ok. Non perché tipo Genoa, perché mi sta sul cazzo la Juventus. Ok. stavamo vincendo 3-0, no? Mm-hmm. 3-0 fino all'80esimo più o meno, se non mi sbaglio, una cosa del genere. Poi punizione e segna gli Aic 3-1. C'è stata gente anche nelle trasmissioni sportive che diceva: però 3-0 mi rendeva più felice, 3-1 non mi dà quella contro la capolista, mi girano un po' i coglioni, sì. Non, 3-1 è brutto, non suona bene, non sono così soddisfatto. Porca troia, sei l'unica squadra negli ultimi 20 anni, a parte il Barcellona e il Bayern Monaco, che dà 3 gol alla Juventus. Solo il Barcellona e il Bayern Monaco hanno dato 3 gol alla Juventus. Tu sei la terza squadra e però ti gira il cazzo perché hai preso un gol all'80esimo, quando ormai era finita facile. Sì, Pjanic, è vero, Matafacca, hai ragione. Pjanic, non gli hai. Però ti girano i coglioni. Devo dire la verità, posso essere sincero, l'ho pensato anch'io. Sapevo. Lo ammetto, l'ho pensato anch'io. Quando ho segnato ho detto: però porca troia. Ma quello è OCD, Mac. È vero, forse sì, cioè, hai ragione. Che risultato del cazzo è 3-1, porca puttana, cioè, in effetti, forse nel mio caso poteva essere OCD. Un bel 3-2, che la somma è 5, bellissimo come numero. No, 3-2 no, perché poi non si può rompere il cazzo ai sampdoriani a dire: visto? Vabbè, loro ti dicono: è 3-2. Beh, ha vinto lo stesso, voi perdete. È andata di culo, è andata. Così, ti dicono così e non puoi menare. Noi per l'alluvione, sinceramente, qua a Genova non è successo più o meno un cazzo. Un po' d'acqua, ma niente di più. Cioè, io ero in giro con la macchina e sono riuscito ad arrivare, non a nuoto, quindi direi che... No, sì, stavolta c'è andata praticamente quasi bene. E a parte ieri, che ormai era già finito tutto, in via Ferretano, dove c'è stata la super mega alluvione del male supremo, che tipo ci sono stati morti e feriti quando c'è stata l'alluvione, quella di, cos'è, 2 anni fa ormai? Non mi ricordo più. 3 anni fa. No, forse 2, sai. Forse non mi ricordo. L'anno scorso. E c'è crollato... stata una sia 3 che 2. Due. No, ci e lì è crollato un palazzo. Ah sì, un palazzo, no? Su verso... È crollato un palazzo, sì, lì da via Ferreggiano, però è successo tipo ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ormai 3-4 giorni dopo l'allerta rossa. Sono riuscito a dare tipo 7 allerte, sì, e comunque è mancato il giorno in cui succedeva così. No, vabbè, perché probabilmente si è saturato il terreno e poi se non piaveva più... Ci ha messo qualche giorno a crollare.
Grazie. Tranquillo. Ciao Noro. Ti saluto da solo. No, c'è uno che si chiama Noro, scemo del cazzo. Lo so, scemo del cazzo. Scemo vagliaccio. Mi fai salire la truzzanza. La truzzitudine, chiamatela come volete. La che? Ho detto truzzanza, però è truzzitudine. La truzzaggine, forse. No, non è niente di tutto questo. Truzzaggine, dai, si sente, no? No. Da chi? Dai tuoi amici Albarini, la senti? Albarini, amici, io! Associato due cose. Se ha fatto uscire che Richard sua madre Benson faceva bene il lavoro di strada, forse lo insultavi di meno. Sì, abbastanza. Freddy Albarini mi sta sul cazzo. Allora, io ci vado in università. Hanno tutti ste ville strafiche con... Sembra di essere in America. Sì, per chi non conosce, perché giustamente... vi sorprenderò, dicendo questa cosa. Ma c'è qualcuno che non è di Genova. Pazzesco. E quindi, no! Di conseguenza, per far capire... Ci dispiace per loro, Come possiamo spiegare... Come possiamo spiegare che cosa sono gli Albarini? Allora, Albaro è la zona un pochino più signorile di Genova, ci sono case più belle, anche se in realtà è una zona, cioè non è che ci vedi tanto. Già Castelletto ha anche una zona mezza signorile, però c'ha una bella vista sotto. Già Albaro no, un posto di ricchi e basta. Quindi basta. Gli Albarini sono quelli che c'è ci abitano, di ville e basta. Però viene spesso chiamato Albarino anche il ragazzo classico coi cash che va a fare appe oppure spende 50 euro in discoteca, se cagate qua. Gli Albarini, comunque, chi abita ad Albaro e quindi in un posto di ricchi. La facoltà di ingegneria si trova lì ad Albaro, non perché ci abbiamo i soldi, anzi, è il posto di più squattrinati che ci sia, secondo me. E ci fa, cioè ci fa, io ci passo ogni mattina e vedi queste ville enormi che c'hanno tutti il classico Filippino, sembra di essere tipo in America, o filippino, messicano, filippino, che spazza le foglie in cortile e poi tutti votano Lega, sicuro, perché è un ambiente di quel tipo. E poi quanto, giri. Quanto cazzo sei populista? Ma sì, giri. Vabbè, populistico, cioè. Dai, sono così. Finché li puliscono va bene, però poi no. E giri per i marciapiedi, c'è la merda di cane. Ora, porca d'una puttana. Avete 200 milioni. Vi pulite il culo con i 500 euro. E poi esci il cane e lo fai cagare lì, non la racconto. Esci, non ri... No, è detta apposta, cioè è detta apposta per caricare l'ignoranza. Ma esce il cane che lo piscio. Esce a pisciare il cane. Scendi e ci lasci la merda lì. Cioè, ma io te la tiro nel giardino da fuori, oltre il muro, con i cocci di vetro, perché poi fanno anche ste cose. Ma cioè, c'avrai il giardino, ma fatelo cagare in giardino. Non la vuoi la merda in giardino, no? Però davanti a casa sì. Cioè, per di più, ci passi te per strada. Mi fan... Guarda, non fammi parlare. Guarda, è vero che i soldi non ti danno la dignità di vita. Intelligenza, dici. Il senso civico, bene. Genova deve essere la città più bella del mondo, come dipingete. No, fa schifo. No, cioè, in realtà io la amo, però ne dico peste corna. Noi amiamo Genova. Ma... è la merda. Esatto. E non vi permettete di dirlo. Qualcosa. Infatti... perché ne pestiamo. Se lo dite, vi facciamo del male. Però è la merda. Il genovese la insulta, ma non permette a nessuno di insultare. È la nostra merda, esatto. La nostra merda. È la nostra merda, quindi. Io non la cambierei per nessuna città, per Dio, però... È un po' come quando c'è, tipo, non so, i parenti che dicono «Oh, ma quanto sei brutto!» Non è che se uno passa di lì e dice «Oh, ma che cesso che sei, tuo figlio!» Lo ammazzi. Cioè, ma come cazzo ti permetti? Che cazzo sei, vedi? Chi sei? Ma io ti spacco la faccia. Scemo pagliaccio. Scemo pagliaccio, esatto. Tra l'altro, per non dimenticare molto. Le cose che contano. Che giochi fa stasera? Facciamo da game e Family Feud. Stavo quasi dimenticando. Sono esaltatissimo, posso dire di essere carichissimo per Family Feud. Non vedo l'ora. Ma sai che perché non c'è noi? Che non c'è noi? Sì, cazzo! Sì, vattene a casa, stronzo! Dai tuoi amici Albarini! Per favore, però, cioè, oltre la bretella, no, perché poi mi fai coda, per favore. Statene dalla tua parte, grazie. Cioè, io faccio freddo, non fammi parlare, che quando torno che c'è coda dalla bretella, mamma mia. Sto cazzo ma di porco. Ma vorrei sapere come fa a esserci coda la bretella, che è una 18 così. Ma perché ci sono... No, il semaforo in fondo, mica le fanno con intelligenza le cose. Sto cazzo di semaforo che ci sta mezz'ora e quindi fai la cola. Dimenticavo il semaforo in salita. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao.
devo fare, basta. Vedi, io sono calabrese, schifo vero, ma se li insultate, vedi? No, sì, schifo vero, sì, mi piace. Ci capiamo, allora vedi che ci capiamo, vedi che ci capiamo. Schifo vero, però come termine mi piace tantissimo. Schifo è vero, ma se li insultate, esatto, vedi? Vedi, vedi? Oh, ci stiamo capendo. No, però la differenza comunque c'è. Perché tutti quelli che stanno parlando, cioè io sono calabrese, no, io sono di Genova. No, sì, sì, già oltre cioè, volte possiamo dire. Savona fate merda, Ah, è vero, ha ragione, in effetti è vero, perché se non è regionale, noi diciamo, no, c'è odio proprio. Neanche il comune. Ecco, quello città. Forse c'è già più in Toscana, quell'odio. Sì, sì, no, lì si odiano. Pisa, Livorno, Firenze, lì. Vero, anche noi. Livornesi odiano Pisa, Livorno, Firenze e Siena. Ecco, i fiorentini forse odiano Pisa. Anche noi riusciamo a odiare Pisa. Perché, tra l'altro? Per la Repubblica Marinare. Repubblica Marinare. Per la Repubblica Marinare, ok. Ci siamo andati in culo un po' storicamente, quindi. Però c'è da dire che il grande vantaggio di Genova nella sua merda è che non è popolare a livello turistico come altre città. Cioè, se fosse popolare come altre città, allora forse sarebbe invivibile. Ho preso la cazzo di zecca, porca di una troia. E quindi? E non me la devo più, quindi. E quindi avevo una zecca. Il coso per aprire il grimaldello, no, che apro gli scrigni senza chiavi e non ho chiavi, sì, logicamente, quindi ci stavano. Ho preso la cazzo di zecca camminandoci sopra. Mi spiace. Piangi, ti prego, perché io non ce la faccio in questo momento. Piangi per me. Piangi per me. Non piangere per me, sono già morto. Allora, Fabrizio dice, stiamo già facendo una schematizzazione di Genova. Dice, Norotus, in Castelletto ci sono le famiglie antiche e ricche, ma comunque umili. Dice, in Albaro ci sono le famiglie arricchite e arroganti del cavolo. Mi sa che potrei condividere. Sì, è vero. Poi ci sono le eccezioni da tutte le parti, però devo dire la verità, ho allenato una squadra di Castelletto, diciamo che tanto umili non lo erano, no, però fanno lo stesso. Lulu for fun, benvenuto, ti stimo professionalmente. E dice, poi ci siamo noi di Marassi che ci stanno sul Bellino a prescindere. La gaccio se per D'Areno o Regina, scegliete voi quale è peggio. Io fra Sesto Imponente terrorizza l'Occidente. sempre presente. Sempre presente. Sono Leviatano, Span e... no, capi no. Io non sono niente. Però c'è un mostro sbaglio. Però è la stessa run. Il motivo non si capisce. Però vabbè, scusa, tu hai il quad shot? Io ho quad shot e mostro slang. Il nostro slang non l'ho trovato. Sparo una volta ogni 15 anni, più o meno. Però... non so dove l'hai trovato, mostro slang. Tra l'altro, porco me. Ma basta, Curse of the Unknown, ma ci hai rotto il cazzo. Basta. Vabbè. Rotto il cazzo. Lulu, benvenuto. Non so, l'abbiamo già detto. Sì, ha fatto. Sì, anche a me. Sta facendo l'iscrizione di quello che bisogna no, fare. No, l'ho letto da te. L'hai scritto da me. Allora, Lulu, perché io leggo la chat, so che tu non lo fai. Sì. Ma io l'ho letto da cosa? L'ho letto dalla grafichina che mi è uscita fortissimo. Potremmo fare una cosa, ragazzi, dato che noi non leggiamo le nostre chat, perché non leggiamo. Mm-hmm. No, ma non dirlo così tanto, perché poi sembra veramente che non lo facciamo. La gente non lo capisce. Ognuno legge la chat degli altri. Perché finché ironia la metti lì, però se la ripetiamo troppe volte poi succede come per il discorso del razzismo, che poi la gente che ci poi crede. Ci credono. Sì, no, sì, in effetti. Esatto, quindi fare il disclaimer. Esatto. Il 99% delle cose che diciamo sono puttanate. Poi arriva Edo, il Mila torinese, e rovina tutto. Un po' mi dispiace per lui. Mi ricordo un po' quelle fight da Benvenuti al Sud. Che... io ho 73 di tier, Samium. Ci siamo quasi. Dove siete? Mac è più avanti, però... è vero che ti ho dato 10 minuti di vantaggio, eh? Fidati che anche qua a Cesena odiano i riminesi e un po' i forlivesi. Soprattutto perché facciamo provincia insieme. Ah, è vero, Forlì Cesena sono insieme, è vero. Tra l'altro lo sono sempre stati, io non lo no, sono da me poco. Recente. Me li ricordo divisi in tempo. Sì, un gioco che faccio schifo, ma non me la ricordo, sinceramente. Cioè, io mi sembra di ricordare che un tempo erano divisi.
Le Province Unite Pokémon, ne ricordo, da quando le studiai io ai tempi. Mi piace che non sono i tuoi tempi, Mac, però. Mi piace la che? Solo Tectonic, io. No, no, guarda, scherzo. Anche no. No, no, non è il nostro genere. Cioè, non lo so, non voglio parlare per voi, magari siete dei grandi appassionati. No, a me piace l'elettronica, ma non è... Io non capisco un cazzo di generi musicali, quindi non saprei neanche dirvi cos'è l'house. Ma l'house non mi interessa, diciamo. Io ascolto la musica, se mi piace dico che è bella, però non so dire... Noi di Ravenna siamo a posto con tutti, vedi? Abbiamo trovato... Ah no, per qua, aspetta. Siete i canali, cioè, 69 maestrata da... Scusa, 69 maestrata 69 da una parte, che dice noi di Ravenna siamo a posto con tutti. E invece c'è Bius su YouTube che dice noi a Ravenna odiamo tutti. Allora forse siamo fatevi a posto perché odiamo tutti. Esatto. Ah, ecco, potrebbe essere. Mettetevi d'accordo un attimo perché non sono un po' come gli scozzesi. Sono un pelo confuso, diciamo. Ah, sarebbe bellissimo vedere Cancer più number one più Soy Milk. Ma no, non sarebbe utile perché Soy Milk porta le tiers al minimo possibile, quindi basta. Se vuoi andare su YouTube c'è più gente. Oppure vai su twitch.tv/glitcher che c'è ancora più gente. Noi conquistiamo il mondo assieme. Let's conquer. Let's go commanding, per dire thanks to not be so Italian. So Italian. Thank you for not being so Italian. Thank you for not being so in milk quando trovi un oggetto. Oh, oh, oh no, you didn't. And I know it. Che classe. Lo so, ma vedi che col tempo quando si invecchia si matura. No. Che classe, terza C. E poi io sono stato molto sia elementari che superiori nella C comunque. Io nella D. Boom. Io ho fatto B tutte. Oh, e ovviamente B. Quelli da C, tra l'altro. Mi dai cifre, è troppo meglio. No, è troppo meglio, cioè, minchia, troppo meglio assai. C, cioè. E D si odiano sempre, in ogni cazzo di squadra sono stati. Sì. Sì, in effetti anche da noi. Io sono sempre stato B in tutto, elementari, medie e superiori. Ottimo rapporto con la E. Anche perché hanno quattro gatti, però. Quindi conveniva fare un grande. Eravamo in ottimo aeroporto con la A perché era solo figa e basta. Vabbè, lì sono accordi diplomatici. Cioè, eravamo in fantastici accordi con la A. Sono come matrimoni organizzati qua. Eravamo sempre lì, cioè era fantastico. Eravamo mai in classe praticamente, però va bene, nel senso. Infatti i professori arrivavano e dicevano: ma dove sono? Sono a la. Ah, Allah. Vi odio. Siamo a posto perché odiamo tutti velatamente. Nessuno crede ciò. Ah, vedi? Ecco. Questo dicono. Dannati e ravennati hanno ristrutto Ravenna. Secondo Mac, me no, sì? C6 lo prendo normale o deluxe? Ma ti cambia poco. Se non sbaglio, la deluxe edition sono dei personaggi in più. Se non erro, non lo so. Io prenderei... Ci sono anche dei cosi, ci sono degli scenari, se non sbaglio. Conoscendo Steam, secondo me conviene prendersi quello base e poi quando, anche tra un anno o qualcosa, scenderà di prezzo, ti prendi il pacco con tutti i DLC a un prezzo del cazzo e ce l'hai completo. Sì, perché poi non è come il 5 che aveva Gods and Kings, il DLC e la cosa, la Deluxe Edition era proprio un nuovo gioco, praticamente un nuovo gioco. E c'era queste finora sono soltanto delle espansioncine, quindi non è detto che... Ah, non ha tipo nuove civiltà? Sì, nuove civiltà, però Civilization 5 aveva fatto due nuove versioni, due DLC sì, che cambiavano veramente di brutto la... Brave New World ha introdotto la vittoria culturale e... Sì, e Gods and Kings era quella religiosa. Invece già il 6 è già partito con le altre tipi di vittoria. Cristina dice riguardo agli amori e gli interessi nella sezione A, dice che Game of Thrones School Edition. Esatto. Mac, a che punto sei? Sono a Cattedrale. Mi sa che potresti perdere il biscotto, Johannes, perché io sparo una volta ogni 20 secondi circa. Penso di che ce la faccia prima me. Ho scommesso un biscotto, scusa?
che il fatto che io ce la faccia prima di Mac, ma io sparo una volta ogni 10 secondi circa, quindi ci metto un po' a finire le stanze. Se sono a WOM 2 tremate che arrivo o muoio a seconda. Di solito gli scenari sono i seguenti. Brave New World mi ricordo che trasformò il gioco sul 5, esattamente, lo cambiò proprio... Cioè, estese le basi per il... Tanto sto per morire, per quello che poi è diventato il 6. Anche se la vittoria religiosa mi sta un po' sul cazzo. Perché se non hai focus religioso ti inculano. Cioè, non hai cose per contrastare, allora te ne devi stare. Sì, e se ti fotte però tutte le città, ti dovresti saper difendere. Ho capito, ma se ti fotte tutte le città e puoi metterci un attimo volendo, e non puoi creare più missionari della tua religione. Sì, e quindi fregato. Ce l'hai nello stoppino. Nello stoppino. Chissà com'è nata l'espressione. Ah, non lo so. È ma vero, l'ho sentita da voi, mi sa. Per... Sì, no, lo so, però... Però di base... Da dove perché il culo dovrebbe ricordare uno stoppino? No, in realtà è proprio l'opposto, perché lo stoppino di solito è qualcosa... Cioè, non è forato, ma è un filo, no? Quindi perché dovrei prendere la... No, infatti non lo so. Per indicare il blu? Cioè... Non ha effettivamente senso. Maledetto mostro due da quando non ti buggi più, porca puttana. Penso di morire. Non sono ottimista sul futuro. Alla chest trovi Mega Blast. Non ho sbloccato, quindi no, non l'abbiamo sbloccato, quindi no. Facciamo un po' ricordatevi che facciamo schifo al cazzo, ragazzi, dai. Ma voi fate schifo al cazzo, io l'ho quasi finito. Ma che... Sono più avanti di te, Mac. Sì? Sì. Sei più avanti di me? Di un po' anche. Eri più indietro un tempo. Mi mancano... Un tempo fa. Mi manca... Con The Lost mi manca metà roba e basta. Con The Keeper anche. E poi gli altri c'ho giusto qualche... Tipo due The Ash o Mega Satan. Vabbè dai, non sei tanto più avanti. No, però. No, non sono tanto più avanti, però non sono così... Ah, io sono nella beretta comunque. No, ma te, nel senso... Ma perché non so neanche quello che ho, è quello mio... Ci ho fatto tipo 5 rank, ho vinto, ma l'avevo già sbloccate le cose che... Sei un campione. Sono sì, non è male. Ok. Io odio le persone arroganti. Ai. Sì. Mi sa che sei finito nel posto sbagliato. Ma io non mi sento molto arrogante. Io sì. Io mi sento molto zarrogante. Adesso devo ricordarmi da che minchia di canzone viene sta definizione. Rimango così tutta la sera. Ah, zarrogante viene da una... Poi a un certo punto esplode, dico, ah cazzo! Ma zarrogante viene da una canzone, mi dici, sì. Quindi? Dei Club Dogo ne sono sicuro, però non mi ricordo più. Pensa a te, non sapevo. Shit. Non ero a conoscenza. Pensa a te. Dove fa proprio. Fa anche la nascita della crasi. Sono arrogante zarro, sono uno zarrogante. Pensa a te. Già. Tanta roba. Mio amico Tommy aveva cominciato a usare il termine. Non so se prima della canzone. Anni fa, cioè, se una cosa di anni fa potrebbe averla sentita lì e poi. Sì, è vecchissima. Ok, allora allora niente. Ah, perché i Club Dogo suonano e fanno canzoni da tanto tempo? Fanno canzoni. No, beh, quello ok, ma... Mi sto scatenando. Fanno roba da tanto tempo. Sì, porco Giuda. Pensa a te. Il vostro programma preferito, tranne Bob Brain... cazzo, me ne hai tolto uno, però. No, Bob Brain neanche per il cazzo, però, cioè, nel senso... Se Mac, porca traia, te devi arrenderti al divino, comunque. Io, sinceramente, comincio ad amare sempre di più l'ostia. Come dovrebbe l'ostia? Funzionare il wafer. Ostia! O il wafer, se vuoi leggere. Il wafer, hacker che bontà, l'hacker che bontà è tanta roba. Solo mezzo danno. Oh, ho preso Technology 1, adesso sparo a caso. Perfetto. Sì, anch'io ho fatto la cagata di prendere Technology 1. Enorme cagata di prendere Technology 1, vabbè. Ero così forte, adesso non resto più a nessuno. Adesso faccio cagare. Ehi! Dove siete? Cesta, minchia, mi state dando. Cesta. Merda! Era sto lontano dallo stress. Di no, morire male, male. Ragazzi. Quella? No, quella recente. No, non era quella, comunque. Era lo stesso dove c'è la strofa cerco paura e deliro sulla circonvalla. Madonna. Paura e delirio sulla circonvalla? Paura e delirio sulla... È come paura e delirio sulla circonvalla.
La musica che ascolto in macchina con i miei amici è questa. Oh, mi dispiace tanto. Tanto mi dispiace, giuro. Ma ci divertiamo. Sono davvero fuori. Ah, no, dispiaciuto. Scusa, volevo dire. Zesso, ma che più avanti corri. Ma con sto cazzo di sparo qui. Vabbè, ma adesso muoio. È sempre più RNG. Volete sapere qual è la bella notizia? Che ho il gatto e quindi potrei fare 9 morti dell'infamia e farvi attendere quella 20 giorni. 9 morti dell'infamia? Perché no? Eh sì. Perché? Se ci vuoi bene, fai le 9 morti dell'infamia. E... no, sono morto. Sono morto anch'io, però un'altra volta. Sì, non ho più Ipecac, perché quando ho preso coso è finito Ipecac, così, al volo. Ah, era per dire che l'unica canzone che ho preso di Club Dog è quella. Ah, ok. Ah, è quella lì? Male, devi recuperare. Minchia. Nel frattempo, bevo, cosa dobbiamo fare? Da game, ok. Ma non capisci la posizione contemporanea di Club Dog? Ma siamo ignoranti, l'abbiamo sempre detto. Io mi sento ignorante. Io ho fatto le scuole basse, i Club Dog non li conoscevo. Io... beh, perché i Club Dog sono scuole canzoni, basse. Canzoni popolari. Non così basse. Ecco. Ieri e oggi, tra l'altro, appena ho aperto, il cuore mi si è allargato proprio. Mi stavano scendendo le lacrimucce. Perché sono riuscito a far rendere Nightbot e il moderatore di YouTube utile. Ah sì? Praticamente ho fatto in modo che se qualcuno scrive mi saluti, venga automaticamente bloccato e messo in lista nera. Ho dovuto fare dei giri che non avete idea per riuscirci. Sì, però se qualcuno lo mette in una frase... credo che possa essere bloccato e messo in lista nera anche no, nel senso, cioè tipo uno che ti scrive mi sono rotto di tutta gente che scrive mi saluti, tipo io che magari arrivo con una cosa del genere. Siete dei pirla, vi meritate tanto quanto di essere bloccati. Esatto. Cioè, ricordati con chi stai parlando. Beh. Mi saluti a Sorgat. Vi meritate altrettanto. Esatto, anche voi. Ho donato un biscotto a Zetto, ma no, Johan, se vuoi donare... a parte che non... cioè, nel senso, virtuale, così, a cookie. Ah, un cookie mi hai dato, maledetto. Vuoi donare qualcosa? Cioè vai pure nella pagina Twitch di Mac. Lo sapevate che nel 1999-2000 il Ravenna vinse 2-0 sul Genoa? Quel periodo lì. Ha un pareggiato col Pizzichettone, ricordo. Famoso pareggio col Pizzichettone. Sì, ma abbiamo fatto cose ben peggiori. Super umani neanche. Beh, oddio, pareggiato col Pizzichettone. Ciao, Kobe. La vedo bassina, eh. Bello che di calcio. E c'era gente che c'era andata solo per andarla a vedere, perché Clown Crown 00, benvenuto, ti stiamo personalmente. Ciao, bello. Vi piacciono i film horror? No. No, perché mi cago addosso. Anche se non mi cagassi addosso, i pochi infatti che non mi spavento, mi danno fastidio perché i sono troppo ritardati. Sì, ecco, no, e a me succede proprio di arrivare lì e dire ma dove cazzo vai? Sei un coglione, che cazzo fai, imbecille? Così, tutto così, e rovino il film agli altri. Ciao, Folgore 93, mi piace il punto. Piacerebbe Edo, a me è un cazzo. E quindi non ci vado. Ho il D4, pronti? Fatto. Boom. Oddio, Serafino. Ragazzi, so che potrei farmi 9 vite contro Isaac. Io ve lo dico. So proprio. Porco. Cosa succede? Cosa succede nella mia vita? Però sono Serafino. Se mi avvicino. Cosa stai facendo, Norri? Sei di Cuzzadolicious? No, sono 6 vite contro Isaac. Ah, ok. No, io ho preso un altro seed generato automaticamente. Quindi oggi non fai Da un po' che non faccio cook. Per di più è arrivato a 4 stelle o 5 addirittura, quindi ci avvicinavamo all'endgame. Solo che poi ci sono le sfide importanti, quelle dove non devi fare neanche un errore, allora farle in live diventa un po' un bordello. Ma perché non sei...
stai perdendo il tuo tocco. No, beh, fra le sfide da non fare neanche un errore, quelle, cioè, ti ci devi preparare. Ti ci devi impegnare un po' tanto. Cosa? Fra. Sai, 9 volte Isaac mi gira un po' il cazzo dopo un po'. Norri, basta che oltre alla quinta puntata di Civilization non mi rovini anche il GHSS numero 119, poi per il resto. Che vorrei dire, sembra una streak positiva ormai, cioè da parecchio. Sì. Non si ricorda neanche più i tempi bui in quali rovinavo le live. Sono sempre stato io. Siamo tutti di Genova, sì. Di Genova diverse, di zone diverse di Genova. Sì, 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 sì. Io una volta forse ne ho sussurrata una tra i denti che qualcuno potrebbe aver colto e qualcuno no. Però, cioè... Posso sottolineare Daniele Russo che avendo spiegato che banno, praticamente autobanno, chi mi scrive mi saluti, mi ha scritto greetings to me. Oh! Grande. Mamma mia. I salute you. Ma io sono mod nella tua chat di YouTube. And thanks to not be some. Perché se non sono mod entro a scrivere i saluti solo per farmi bannare da te. Ecco. Non lo so, potresti esserlo, ma non ne sono sicuro. Sono appena tradotto la scatola per la traduzione di Sid Meier. Ma figurati, bene. Come hanno aiutato me, aiuto anche gli altri. Di nuovo, di 4. Yeah! Cazzo. Oh, finite un po' in fretta che sono in Game. Ma che cazzo sta succedendo oggi? Te che finisci per primo. Allora, no, perché volevo dimostrarvi che... Cosa? Fico! No, è morto, non ha finito per spucchiazzi. Primo. Ah, sei morto, tra l'altro, è vero, che cazzo vuoi? Sì, sono morto, ma vabbè, allora, ma avrei finito per primo. Se non fossi morto avrei finito per primo. Ah, oh, dottor Feto, tecnologia X, Bath Bomb, Scatter Bomb. C'ha un Nazareno. Dopo le domanda cosa sembra? Qualcuno tra voi ha comprato comprare il nuovo gioco di Pokémon? No, chi lo sa, non ne voglio parlare.